il primo tempo e il secondo tempo? È stato, come l'ho detto prima, è stata una serata molto difficile per noi. Il primo tempo abbiamo sbagliato tanti cose. Secondo tempo penso che abbiamo fatto un po' meglio. Rispetto all'aspetto fisicamente, l'ultimo 10 minuti è stata una squadra stanca, però ancora dobbiamo pensare alla prossima partita, dobbiamo migliorare tante cose in questi giorni e dobbiamo fare come tutta la partita che abbiamo giocato prima di questa. Psicologicamente la partita di Cagliari può aver leggermente influito? Sì, penso che sì, però questo non deve succedere. Per questa partita è stata una serata molto difficile, ancora dobbiamo pensare alla Lazio, che dobbiamo fare meglio. Romero, tu quando ti scanci dalla difesa, anche in momenti particolari, crei superiorità, però c'è il rovescio della medaglia, questa coperta che si allunga là di dietro e qualcheduno rimane in difficoltà. E questa posizione gioco un po' avanti, però questa posizione è nuova per me, sono la prima partita che ho giocato e sempre giocare centrale, sto facendo partita tra partita, sto facendo un po' meglio penso, devo continuare a crescere, continuare così, devo fare altre andate. Senti, partita dopo partita ti stai abituando a convivere con quella linea bianca che ti sta vicino, sì, te sì. Molto probabilmente ti piacerebbe più giocare al centro. Sì, tutta la vita ho giocato al centro veramente, però questa posizione nuova anche mi piace perché posso andare un po' avanti. È nuova per me, però come l'ho detto, partita tra partita sto facendo un po' meglio. Potrebbe essere una cosa positiva perché tu hai una carriera illuminante da fare, a questo punto imparare un altro ruolo invece che il centrale e giocare in una difesa 3 a destra. Speriamo, io penso nel Genoa fare tutta la partita, dare il tutto di me perché il Genoa mi ha dato tutto e sì, altra squadra mi ha preso e grazie al Genoa perché me lo ha dato tutto. È arrivato da Argentina, io in Argentina non giocavo, qua mi hanno preso, mi hanno dato tutta la fiducia, tutti i tifosi, tutta la dirigenza e questo è troppo importante per me, mi danno troppa tranquillità e questo mi piace tanto, tutto tifosi mi piace tanto, anche questa squadra, tutti i miei compagni mi danno tutta fiducia e questo è importante per me. Nel mirino della critica c'è Zapata, addirittura gli hanno dato 4 per la partita di Cagliari, a uno della sua esperienza di quante partite ha giocato. Cosa dà di più Zapata? Anche se secondo me quando il Genoa è in campo largo, cioè non siete stretti, fanno fatica tutti i difensori, anche Zapata e gli altri. No, oggi è stata una serata molto difficile. Zapata in difesa ti dà troppa esperienza e mi piace un difensore così che mi parla tanti, che mi dà tanta fiducia, sudamericano, e per me è troppo importante un difensa centrale così, anche tutto possiamo sbagliare in qualcuna partita, però lui è forte, per questo ha fatto una carriera bellissima. Siete stati bravi oggi perché quei 4 del Bologna che si scambiavano sempre posizione potevano mettervi in crisi, invece hanno sempre tirato da fuori aria e basta. Sì, come l'ho detto, è stata una serata molto difficile, adesso pensiamo alla Lazio. Senti, si scriverà, diremo, annunceremo che ha finito la benzina ai danesi e il Genoa è un po' abbassato il baricentro, è vero? No, penso che questo 3 danese sono troppo forti per noi, è troppo importante, l'asse al mezzo è un grande giocatore. Attento al prossimo cartellino, se no fai festa col Milan. Speriamo che no. Grazie a te.